Soccorso Mazzini qua a Catanzaro questa prima settimana. Allora, diciamo che noi per fortuna come punto vendita stiamo lavorando. È una vendita, diciamo, non proprio come dovrebbe, però stiamo lavorando. Abbiamo una bella collezione mare, quindi per fortuna è andata bene. Ancora abbiamo metà luglio, abbiamo tutto agosto, quindi speriamo che ci riprendiamo ancora di più. C'è gente sul corso oppure anche il caldo magari sta incidendo? No, no, il caldo purtroppo sta incidendo molto. Stamattina infatti abbiamo lavorato di meno, infatti proprio questo diceva la collega che stamattina, diciamo, non si è lavorato molto. Però speriamo bene, dai, non dobbiamo abbatterci e dobbiamo sempre andare avanti. Anche perché io faccio questo lavoro da 42 anni, quindi pensate un po'. Quindi ormai la città di Catanzaro la conosco proprio, conosco tutti i clienti, ormai ci conosciamo bene da una vita che faccio questo lavoro. E quindi io mi auguro sempre che Catanzaro possa un po' rinascere, perché purtroppo abbiamo un sindaco, che è questo nuovo sindaco che è da un anno che c'è a Catanzaro, ma non sta facendo niente. Anche lui si dovrebbe rimboccare le maniche per aiutare i commercianti. E mi dispiace, questo non lo fa, ma proprio per niente. Infatti tutti si lamentano, non solo io, tutti i commercianti, tutti i locali, bar, ristoranti. Saldi niente. Come mai? Ho lavorato. Quest'anno non acquisterà nulla? Sì, poi più là. Che budget pensa di... Non troppo, con i tempi che corrono. Caro vita, inflazione. Sì. Questo corso come lo vede qua a Catanzaro? Ce n'è movimento oppure... Non come una volta, a verità. Però, diciamo, in base che estate, un pochino, ma non troppo. Come stanno andando questi saldi a Catanzaro questa prima settimana? Bene, abbiamo iniziato bene, però diciamo questo è un periodo un po' particolare dove la gente comunque in base alla temperatura se ne scende al mare. Speriamo di rifarci in questi giorni e niente. Il corso, c'è gente, c'è afflusso? Vuoto, ripeto, soprattutto per la temperatura. Rispetto all'anno scorso, agli altri anni, si può fare un paragone? Assolutamente no. Sono sempre gli stessi anni, la monotonia continua. Avete fatto acquisti? Come sta procedendo? No, ancora veramente no, non abbiamo iniziato. Come mai? Perché non c'era, diciamo, niente da... Stiamo girando da un po', ma non c'era niente... Sto aspettando forse sconti più... Sconti un po' maggiori, 50%, quindi ancora... Budget? Il budget dipende da quello che insomma, se abbigliamento, ormai è tutto più caro, quindi almeno 50-100 euro. Siete di Catanzaro? No, no. Da dove venite? Provincia di Cosenza. Come mai qua a Catanzaro? Per lavoro? Sì, per lavoro. Quindi comunque frequentate Catanzaro, come la vedete? Vuota oppure... No, Catanzaro sì, ultimamente c'è un bel po' di gente che per quanto riguarda, diciamo, le spese, sì, è aumentata, come penso che sia Catanzaro che Catanzaro Lido, ci sono anche molti turisti quest'anno, quindi penso, insomma, che i commercianti non si possono lamentare. Okay. Però speriamo che ci sono buoni prezzi e buoni sconti. Quando sul corso c'erano molte vetrine, molti negozi, adesso si va prima a contare i negozi aperti che non quelli chiusi, purtroppo, mi dispiace dirlo. È un trend che non si inverte questo. È doloroso vedere una città a capoluogo ridotta. Grazie.